ha provato a bloccare il pallone, a intercettare il pallone. Occhio in difesa, ragazzi, niente, Chavez è bravissimo a penetrare, ma è il numero 7 Cioppa che tenta la via del canestro e poi recupera Chavez e parete. In attacco adesso la squadra casa con il numero 11 Pianino che perde il pallone ad opera dell'argentino Chavez che lo recupera. Pantaloncini bianchi. Chavez dal limite da 3 punti, liberissimo. Non bisogna dargli spazio a questo ragazzo, cadute del suo avversario. Misnic sicuramente non ha la mobilità che aveva inizialmente, un passaggio bellissimo di Misnic a Chavez. Due falli commessi da Casetta in questi minuti di gioco, con una spallata Chavez si libera del suo avversario. Furbizia e classe da vendere questo giocatore argentino. Niente, restano 11 punti, 0 su 2, 2.57 alla fine, 72-64 per la BL Juve Casetta Academy. Bisogna stare attenti a non subire questo canestro, non fatevi andare al canestro, ragazzi. Chavez, eccolo, sempre lui, mamma mia, quanto è bravo questo ragazzo. Difesa casettana più intensa, Chavez sempre su di lui, fallo di Cuve, ma Chavez andrà in lunetta e sicuramente allungherà, perché dalla lunetta questo giocatore è davvero preciso. Possiamo scommettere che segnerà tutti e due i canestri, perché ha una meccanica di tiro davvero eccezionale. Secondo tiro libero per Chavez. Il pallone ha toccato prima la retina che si era impigliata. Una tripla magari? Niente. Visnic recupera, adesso fermate Chavez. Fermate Chavez, non ci sono riusciti. E Salerno è a soli 3 punti da Caserta, 75-72.